Allora, siamo con Cristian Dell'Orco, Alessio Torsoli per acperugia.com. Allora Cristian, commentiamo questo 1-1 che lascia un po' di amaro in bocca per l'occasione che poi è capitata sui piedi di Seghetti alla fine, anche quella finale, proprio il tiro di Bartolomei. E un derby che magari avrebbe potuto migliorare la posizione in classifica del Perugia, questo non è avvenuto, però alla fine no, incameriamo un risultato che speriamo sia di buon auspicio per questo finale di campionato e per il torneo che dovremo disputare a breve. Sì, sicuramente c'è un po' di rammarico perché abbiamo interpretato bene la partita, secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo e abbiamo creato diversi presupposti per sbloccare il risultato e forse non siamo stati abbastanza bravi nel farlo, anche se comunque hanno fatto due salvataggi sulla linea, quindi ci siamo andati molto vicino, ma non basta, dobbiamo fare di più per cercare di sbloccare le partite quando creiamo i presupposti. Sicuramente poi il fatto di essere andati in svantaggio a inizio secondo tempo su una palla inattiva è un demerito nostro, dobbiamo cercare di migliorare sotto questo punto di vista, perché non ci possiamo permettere, soprattutto nelle partite dei playoff in cui il risultato dipende dal dettaglio, non ci possiamo permettere di fare disattenzioni del genere, quindi dobbiamo lavorare su questo, però secondo me abbiamo fatto diversi passi in avanti e sono fiducioso per le prossime partite. Senti, e qual è intanto il tuo stato di forma? Rientravi, no, dopo un periodo un po' di assenza, anche se poi hai avuto dei buoni sostituti in difesa, e qual è il tuo apporto che potrai dare adesso in questa fase di stagione? No, io mi sento bene, sicuramente fisicamente è giocando che recuperi la forma migliore, quindi sicuramente giocare mi fa solo bene. Quindi io mi alleno forte, sono rientrato da qualche settimana con la squadra, sono a disposizione da qualche settimana, oggi ho avuto la possibilità di giocare e ho dato tutto quello che potevo dare. Quindi sicuramente quello che posso dare è dare il massimo ogni allenamento, ogni partita e magari cercare di alzare l'attenzione di tutta la squadra, perché comunque c'è bisogno di limare il dettaglio per cercare di fare un'impresa che comunque è straordinaria, perché i playoff sono lunghi e sono tante partite, tante squadre forti, quindi sicuramente non è un'impresa diciamo ordinaria, e quindi c'è bisogno di fare qualcosa di straordinario per portarla a casa. Senti, abbiamo visto, infatti hai detto benissimo anche tu, quanto i dettagli fanno la differenza. Anche oggi poi è stato poi quel tiro, l'unico subito in porta dal Perugia, a sbloccare una gara che in quel momento l'Arezzo non meritava di vincere, no? Comunque il Perugia aveva avuto in ogni caso le migliori occasioni, se non altro quelle del primo tempo. Quali possono essere i margini di miglioramento, soprattutto in un torneo, in vista di un torneo dove conteranno appunto i dettagli, cioè bisognerà comunque fare il risultato, e non adesso tolta la prima gara in casa, poi non parliamo delle altre, però sicuramente si giocherà molto su nel non fare meno errori possibile. Sì, sicuramente dobbiamo migliorare su questo, si migliora in allenamento, si migliora riguardando le partite fatte, valutando gli errori che sono stati fatti, cercare di lavorarci per non commetterli più. Ai playoff il dettaglio, come sono detto, fa la differenza, quindi sicuramente dobbiamo lavorare per quello, lavorare anche sulla testa oltre che sul fisico per cercare di limare tutte queste cose. L'ultima domanda, la condizione del gruppo, la tua ce l'hai detta naturalmente, questo ci fa piacere perché Perugia conta molto su di te, lo stato psicofisico, e se magari la squadra è isolata, no? Magari situazioni diciamo, che stanno accadendo in questo momento, siamo alla fase finale del campionato, no? C'è un po' un ambiente un po' percepisce un po' di rammarico magari per un campionato che non è stato quello che ci si attendeva, e c'è una situazione diciamo di generale diciamo tristezza diciamo in un certo qual modo. Sì, sicuramente noi siamo consapevoli che il campionato non è stato quello che magari ci si aspettava inizio campionato, ci dispiace, siamo i primi che avrebbero voluto fare di più, però ormai il campionato è andato come è andato, quindi dobbiamo essere bravi a isolarci da questo. Sicuramente la delusione c'è, ma dobbiamo andarci sopra, dobbiamo essere più forti anche magari dello sconforto generale che c'è intorno. Ripeto, è comprensibile, però dobbiamo cercare di fare blocco tutti insieme, perché è un'impresa straordinaria. Vincere i playoff non è una cosa facile, sono tante partite e quindi c'è bisogno di tutto tutto il supporto possibile, e sicuramente dobbiamo essere magari bravi noi a trascinare e a cercare di dare qualcosa in più per avere questo supporto. Perfetto, grazie.